Ciao a tutti, sono Diego e benvenuti in gameplay. Quest'oggi vi voglio mostrare il remake di Toki, un vecchissimo gioco dell'epoca dei coin-op, che tra l'altro già ho recensito, già vi ho fatto vedere. Iniziamo un po'. Il remake è stato fatto nel 2019, è uscito un annetto fa. Noi lo andiamo a ripescare adesso. Questa è la fidanzata di Toki, come vedete una bella gnocca, perché all'epoca ci si faceva tanta attività sportiva. Viene rapita dallo stregone cattivo, eccolo qua. Toki viene trasformato in una povera scimmia e logicamente cosa dovrà fare? Andare a salvare la sua fidanzata. Abbiamo varie modalità di gioco, quella che proveremo adesso. Intanto andiamo in opzioni, difficoltà lasciamo la media, dai. Musica possiamo scegliere se moderna o la versione arcade anni 90. Lasciamo tutto così e andiamo a modalità arcade o speedrun. Facciamo la modalità arcade, ovvero la riproduzione del vecchio videogioco. Iniziamo con la partita. New game, eccoci qua. Toki, il nostro sfigato scimpanzé, come arma ha lo sputo. I nemici arrivano un po' da tutte le parti dello schermo. Ci sono power up per il nostro sputo. Le animazioni dei mostri sono fatte in maniera simpatica. Guardate quella specie di aquila che sembra un tacchino, quel che l'è. Il non lo so cos'è che va a sbattere contro il muro e si incarta. Fatto con grafica cartunosa. Qua abbiamo l'elmetto, che è uno dei bonus che troviamo. Ci permette di salvarci da qualche colpo nemico. Quel pesciazzo lì sicuramente parte. Su quello gli saltiamo in testa. Zac. Anche i suoni sono rifatti bene, dai. È riprodotto veramente bene. Sembra l'originale il modo in cui ci si gioca, eh? Alla perfezione. La posizione dei mostri, il comportamento dei mostri. È stato riprodotto veramente bene. All'epoca il bar aveva spaccato sto gioco, eh. Era diffusissimo. Guardate, è riprodotto veramente bene. È un remake fatto bene, secondo me. Due granchietti e il pipistrello, proprio come nel gioco originale. Il pesce, perfetto. Vediamo se, come nel gioco originale... Allora, intanto qua... Qua dovrebbe apparire un fantasmino sopra alla mia crapa. Eccolo lì. Uguale, uguale. Qua il ragnazzo. Uguale. Per prendere quel bonus dovrebbe uscire dalla terra. Eccolo lì. È riprodotto benissimo, benissimo. Qua c'è una scimmia che arriva, secondo me. Eccola lì. E subito dopo uno di quelli che esce dalla terra, qua. Uguale, 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 uguale. Fatto veramente bene, dai. Allora, vediamo di arrivare almeno al primo boss, eh? Op, op. Il gioco è in vendita su Steam, se vi interessa. Ce n'erano due di questi. Eccolo lì. Niente, dai, riprodotto alla perfezione. Non c'è che dire. Infatti sto riuscendo ad andare avanti proprio perché sono abituato a giocarci... Ero abituato a giocarci al bar e poi sul MAME, sull'emulatore. Ah, io ci sto giocando su PC, eh. Non so se ci fosse anche per PlayStation... Se ci sia, scusate, ma sono concentrato. Perché magari vedete il joypad della Play, ma in realtà sono su PC. Qua c'è il boss. La musichetta cala, si sentono solo gli uccellini e i suoni della natura. Eccolo lì il boss. Porca vacca, dovevo passargli sotto? No, forse ce la posso ancora fare. Quando salta in alto devo cercare di passargli sotto. Uah!
proprio dei versi. Dai, dai, che ce la faccio. Morto. Ecco qua. Me lo ricordavo più difficile. Guardate come contento, poverino. Sarà lì che dice, ma sì, dai, vediamo di farcela, che almeno rivedo la mia patatonzola. Ne hai da fare ancora di strada per rivedere la tua patata. Oh, oh, oh. Andiamo, dai, ancora un pezzettino, giusto per curiosità. Simpatica la musichetta, dai. Orca vacca, orca vacca, orca vacca. Ma dai, non è che mi uccide il pipistrellino stupido, eh. Eccoci qua. La musichetta è proprio simpatica, eh. Poi faremo giocare Oliver. Cosa mi prendete in giro voi due? Vabbè, dai, non andiamo più avanti di così, anche perché mi vogliono fregare il computer qua per usarlo. Per Oliver. Ecco. E niente, dai, è un remake fatto veramente bene, ve lo consiglio, non penso che costi tanto su Steam, adesso non ricordo, quindi... Che c'è, Oliver? Vuole fare qualcosa, dopo glielo facciamo fare, dai, ogni tanto il computer me lo frega. E niente, compratelo perché è divertente, se siete appassionati di platform, fatelo, ne vale la pena, eh. Ciao a tutti!